Che campionato potrebbe essere il vostro in promozione? Ma noi vogliamo fare un campionato, diciamo, importante, nel senso cercare perlomeno di restare tra le prime 4-5 squadre e puntare ai playoff. Sappiamo che non è facile perché ci sono quest'anno 3-4 squadre importanti che hanno costruito la squadra per vincere il campionato. Noi vogliamo lottare per le prime posizioni e, ecco, come ho detto precedentemente, puntare ai playoff e migliorare i giovani. Appunto, parlando di giovani, dall'alto della sua esperienza sportiva e calcistica, come motivare i ragazzi nello sport, in questo caso nel calcio, dopo quasi 2 anni di stop dovuto alla pandemia, quindi. Eh sì, ma queste difficoltà ce le hanno tutte le società, tutti i nostri comuni. Non è facile perché tanti ragazzi in questi 2 anni, anche qui, ho saputo, hanno completamente smesso di allenarsi e hanno preferito fare altro la domenica, non più a divertirsi sui campi di calcio. Noi cerchiamo adesso di far riavvicinare soprattutto i ragazzi del posto, sono tanti 2003-2004 che hanno delle qualità importanti che possono essere sfruttati al meglio sia in questo campionato ma soprattutto per la crescita in futuro. Un'ultima battuta sul terreno di gioco di San Pietro in valle, come lo giudica? O è preferibile avere, come molti comuni del Molise, un terreno in erba sintetica? È un campo in sintetico, in questo momento sarebbe, diciamo, un sogno perché, diciamo, è il campo del futuro, perché su questi tipi di campo ci vuole tanta manutenzione, altrimenti si fatica a giocare soprattutto in questi terreni, soprattutto il periodo invernale, dove c'è pioggia, vento, diciamo, neve e tanto poi di quel fango. Quindi sarebbe opportuno, diciamo, in tutti i comuni, ecco, portare avanti un progetto del sintetico, ma non è facile, ecco. Speriamo che sia qualcosa importante per il futuro.